Ciao ragazzi, bentornati. In questa nuova video lezione parleremo della regione Molise. Il Molise è, insieme alla Toscana, all'Umbria, alle Marche, all'Abruzzo e al Lazio, una regione del centro Italia e l'ultima che studieremo, per passare così all'Italia meridionale. Il nome Molise deriva da mola, termine latino che indica la macina del mulino. La regione confina a nord-ovest con Lazio, a nord-est con l'Abruzzo, a sud-est con la Puglia e a sud-ovest con la Campania. Ma osserviamo questa regione più da vicino. Come suggerisce la cartina, il territorio del Molise è prevalentemente montuoso, con un bel 55% di montagna che occupa il territorio. Tra le catene montuose ritroviamo i Monti del Matese, che segnano il confine con la Campania, e i Monti della Meta, al confine con il Lazio e l'Abruzzo. Verso est si estende la zona collinare, che pian piano lascia spazio ad una stretta fascia pianeggiante, che è situata lungo la costa, bassa e sabbiosa. Il fiume più importante della regione è il Biferno, che ha carattere torrentizio. Per quanto riguarda i laghi, ve ne sono soltanto due, il lago di Occhito e il lago di Guardialfiera. Il clima è continentale nelle zone interne, con inverni freddi e nevosi. Nel resto della regione, invece, abbiamo inverni miti ed estati calde e ventilate. Il capoluogo della regione è Campobasso, seguito dalla provincia di Isernia. Analizziamo invece adesso la popolazione e l'attività. Il Molise è una regione scarsamente abitata. La popolazione si concentra principalmente lungo le coste e in pianura. Tra i settori produttivi, quello più sviluppato è il terziario. Il settore primario costituisce la principale fonte di reddito. Sono molto diffuse le coltivazioni di grano, di ortaggi, orzo, viti e olivi. Nell'allevamento viene utilizzato il metodo della transumanza, che è la migrazione stagionale delle greggi e delle mandrie. Il settore secondario, invece, si basa principalmente sull'industria metalmeccanica. Molto sviluppate anche le industrie di carattere artigianale. Ricordiamo quella del merletto, del legno e del metallo. Infine il settore terziario, anche se occupa la maggior percentuale, è ancora poco sviluppato. Tra i vari centri di particolare interesse troviamo Tercoli e Campomarino e Campitello Matese e Capracotta. Spero che la video lezione sia stata utile, alla prossima ragazzi e buon studio!